Taglio in alto, bravissimo! Vai, lasciali in alto, stai in alto, vai, bravissimo! Oh, riprendilo, in alto, Un viaggio, un'odissea. Prima parte di questa nuova vacanza in Sardegna, ore 7, partiti ieri sera, alle 11 siamo partiti, ci siamo imbarcati alle 8, arrivati alle 6, arrivati qui in hotel alle 10 circa e abbiamo aspettato la stanza fino alle 5 del pomeriggio, quindi è stata una vera ammazzata, ma siamo arrivati, siamo andati al mare direttamente, poi tutto il pomeriggio in piscina. Siamo nello stesso identico posto di 2 anni fa, ovvero il Calaluas Resort a Cardeddu. Ci siamo trovati talmente bene la prima volta che abbiamo deciso di tornare. Nuova camera, ma molto vicina a quella che avevamo l'altra volta, perché l'altra volta avevamo quella là, aspettate, avevamo quella lì. E adesso ci hanno dato questa, Lillo dice che è più luminosa, a me forse piaceva più quell'altra. Comunque qua c'è il bagno, e qui c'è il letto grande, il lettino piccolo di Stefano, scusate ci stanno valigie ovunque, un mobile e la vista, il Sol Pampurio che osserva. Spieghiamo un po' che cosa sta guardando il Sol Pampurio. Fame nera, adesso mi vado a fare una mega doccia, poi cambio d'abito e cena, assolutamente. 20:40, finalmente in fase sbrago, ragazzi sto sulle forze oggi, giuro, perché sto stanchissima, non vedo la donna a me a dormire. Abbiamo appena cenato e Stefano sta sempre lì al parco giochi con qualche bambino. Non ci siamo messi in zona piscina perché c'è un'umidità pazzesca stasera. Oggi ha fatto un caldo tremendo, ma è stato un nuvolo tutto il santo giorno, ma bello perché comunque non è stato il sole che te picchiava. Questo. E adesso aspettiamo perché forse tra un po' ci sono gli spettacoli, ma non so se ce la faremo, ragazzi, perché io so, cioè KO veramente. Poi vi ho detto, siamo stati tutto il giorno in piscina e nel frattempo faccio qualche stories, così chi mi segue su Instagram vede pure un po' subito in diretta quello che stiamo facendo, invece chi mi segue solo qua su YouTube dovrà attendere che torno a Roma per caricare il vlog. Che fai? Una beata. Che cosa state facendo? Una be... beh, possiamo proprio dire una beata, beata... come ho? Io... cioè, scusa, senti, beata M. Scusa, allora. Se tuo figlio devi fare di io... nuovo la cacca, io lo uccido con le mie mani. Io ho capito che noi non siamo nessuno eccetto la qualunque, cioè nel senso. O dice città qualunque, una beata non potevo dire noi. Ma io mi devo bippa tutto. Vabbè, bipperò. Ascolta. Parte il rottino. Io dopo. No, ho capito, ma ho mangiato adesso. Ma ho mangiato poi. Ma con lo scaricatore di porto. Ma infatti, no, lo potevi. Ci manca solo che domattina mi svegli la cassetta del pesce. Lo potevi dire se l'avessi fatto. Non l'ho fatto, l'hai ho detto. Fatto, ho sentito io. Ma se non mi è uscito proprio. Ho detto il pensiero, rottino, il ce l'ho qui. È il pensiero quello che non conta. Neanche mi è finito d'andare giù proprio per quello che ho mangiato. Come se io ti dicessi adesso, sai che ti ho comprato la macchina. Tu dici, ah che bella è. Magari. È il pensiero che conta. Mamma cara, c'è cascavi a comprarmi la macchina. O la Suzuki ma sono o i la pensieri, Jimmy. Le emozioni, gli affetti. Sono quelle le cose che contano, non le cose materiali.
Se qualcuno, se la Suzuki o la Jimny, che marca è? Se la Suzuki vuole un po' di pubblicità, gliela faccio io, voglio la Jimny, anche il modello vecchio, non mi frega niente, anche usato, oppure la Suzuki, proprio la Suzukina, come si chiama? Suzuki. A me mi metti paura, lo sai, certe volte, te guardo e dico, oddio mio, non capisco se a un certo punto te sta pianembolo e comincia a perdere l'uso della parola, oppure non lo la so. Suzuki, come la chiami? Quella che non è la Jimny, però è Suzuki sempre. Hai capito? No, non ho capito. C'è la Jimny, okay. E poi c'è quella che abbiamo visto oggi, Suzuki, che non è Jimny. La Ignis. È Ignis? Non lo so, comunque a me piace la Jimny Suzuki, se mi vuoi inviare, fai cose fatte bene. Anche il modello vecchio, vi ho detto, sono molto contenta, ve la sponsorizzo molto, molto volentieri, a gratis. Ma io scrivo qui, aiuto. No, già l'hai detta, te la sei già giocata sta battuta. Ho capito, stati comici, dicono 50 volte e battute tutti. Ma noi non siamo, ma noi non siamo comici, ci stanno Lillo e Greg e poi ci stanno Lillo e Silvia. Dai, era carina questa, ammazza, oh caruccia, sono sbellicata da sola. Caramello, nanana alimentare, dai. Undici e un quarto e mojito in piscina. Non siamo potuti andare a dormire perché Stefano è scomparso nel Calaluas, quindi siamo rimasti qui in attesa perché sta giocando. Stanno cercando delle rane, ma non è lui, no, non lo troviamo più. Se vede che si è andato infiltrato da qualche parte. Salut! Ah, funziona! Dopo un bel mojito a bordo piscina, voglio chiudere il vlog. Due mojito, belli gelati, ubriacata. Un mojito, voglio chiudere il vlog così. Buonanotte! Cioè, forse non ha capito che se si fa male a noi non c'è niente. C'è qualcosa che non va nel letto. Perché io lascio un po' di Lillo, c'è qualcosa che non va nel letto. Lascio sacro. Lillo, prova a fare quello che ho fatto io. Dillo tu, c'è qualcosa che non va dentro a sto letto. C'è qualcosa che non va. Che dolore.